e Antonino Di Francesco della Università degli Studi di Milano. Abbiamo deciso di dare un taglio un po' particolare a questo nostro incontro. Cioè, invece di presentare delle relazioni, faremo una serie di domande a cui i nostri relatori risponderanno. Domande che inizio a porre io, ma naturalmente che restano aperte anche agli interventi del pubblico. Ecco, quindi non abbiate timore, se vi viene in mente di chiedere qualche cosa, di aiutarmi in questo compito. Dico due parole anch'io per chiarire rapidissimamente i termini del problema. Sì. Rimemoriamo i nostri ricordi di scuola, almeno i miei. Io ho iniziato la prima elementare nel 1965. I miei insegnanti erano entrati in ruolo, i miei maestri erano entrati in ruolo durante l'età fascista e non facevano che parlarmi di storia d'Italia. Allora la storia si studiava seriamente nelle scuole. E si partiva dall'antica Roma, no? Ma come se la storia di Roma fosse già proiettata all'unità d'Italia. Cioè, il mondo della scuola per parecchio tempo, e non solo in Italia, pensiamo al manuale di Ernest Lavis, che è stato usato in Francia dalla fine dell'Ottocento fino alla metà del Novecento, ha fatto di più Lavis per costruire l'identità nazionale francese di Napoleone o De Gaulle. La scuola come ci presenta? E un po' anche la vita. Ci presenta la nazione come qualcosa che esiste naturalmente. Pensate anche alle parole, nazione. Nazione ha la stessa radice di nascita. Patria ha la stessa radice di padre, capite? È una nascita permanente, è una paternità, filiazione permanente quella della nazione. Un vincolo biologico quasi. Ma nello stesso tempo insegni studiosi come Benedict Anderson in particolare ha scritto un libro, Comunità immaginarie, dove spiega molto bene come in realtà quelle cose che chiamiamo nazioni sono in realtà un costrutto umano. E allora la prima questione che mi permetto di porre, e la pongo a Francesco Benigno per evitargli il rimpallo, rispondi io, rispondi tu, no, perché poi so che siete come stalle olio in pratica, ecco, quindi molto uniti. Allora, la prima domanda che pongo è proprio questa: ma allora, per caso aveva ragione Metternich con la frase che non so se abbia veramente pronunziato, ma che gli viene attribuita, per cui l'Italia è una espressione geografica? E ringrazio la signora Rauda Rasgalla, decana degli studi di italianistica in Tunisia, che ci onora ancora della sua presenza, e mi permetto di chiedere. Prego, signori, la scena è vostra. Intanto, non so se questo funziona, se... Non c'è bisogno. Credo che non ci sia bisogno, se parlate forte e chiaro. Vabbè, allora sì, funziona. Intanto, per cominciare, grazie. Grazie dell'opportunità di essere qui, di essere presenti. Una città molto affascinante, io sono stato due volte prima di questa volta, però anche questa volta abbiamo studiato cose straordinarie, quindi ci fa molto piacere essere qui e grazie naturalmente all'ambasciata e all'istituto. Allora, la domanda che ci facevi è una domanda complicata, un po' complicata, nel senso che, come dire, Benedict Anderson stava in un momento in cui è cambiato il modo di pensare la storia, negli anni 80, poi 90 del Novecento. In che cosa è cambiato e perché quella frase lì poi significa questo cambiamento? È cambiato perché per molto tempo si è pensato che come dire, le parole fossero semplicemente un prodotto dei fatti, di qualcosa di duro e concreto di cui le parole sono soltanto l'espressione.
se volessimo, in Francia c'è una grande tradizione intellettuale che fa cavolo, il Durkheim, no? Che ha costruito questa tradizione, no? Beh, a un certo punto si è cominciato a dire e a pensare, no, l'ho fatto soltanto da Emerson, voglio dire, no? Pensiamo a questo teorico americano, Ian White, no? Che ha scritto Metaphys, no? Allora, che cosa hanno cominciato a sostenere questi? Che non è vero che i discorsi sono soltanto una derivazione dei fatti, ma che i discorsi costruiscono i fatti. Naturalmente su questa strada da allora si è fatta molta, molto percorso, e si è arrivati anche a delle esagerazioni, e si è arrivati anche a punte per le quali ci sono stati quelli che hanno sostenuto che tutto è soltanto discorso, al contrario di prima. Allora, sto facendo questa cosa per capire che cosa in realtà dietro quella frase di me c'era, no? C'era un cambiamento del modo di pensare, il rapporto che c'è tra i fatti e i discorsi. E anche i fatti e i discorsi che riguardano le nazioni, naturalmente. E quando noi ci mettiamo in questa posizione, noi non possiamo che cercare di trovare una via. Benedict Anderson è stato molto attaccato poi, no? Perché alla fine, con quella prospettiva là, come dire, l'idea è che di Anderson, che le nazioni fossero tutto un costrutto ottocentesco, eccetera, cioè, mi si è fatto sempre notare che ci sono tradizioni molto più antiche che vanno costruendo un discorso di nazione. Ma alla fine, quello che poi è sostanziale è che gli individui stessi sono al crocevia di tanti discorsi, e questi discorsi fondano l'identità, e l'identità non sono soltanto nazionali. Noi siamo contemporaneamente degli studiosi di psichiatria, no? Siamo come professori, siamo degli italiani, ma siamo anche comunisti, siamo anche dei e tante altre cose, no? Allora il problema è come si mettono insieme attorno al discorso della nazione questa pluralità di discorsi e di soggetti e il radicamento e il radicamento. È una cosa complicata, e le soluzioni semplici, le due estreme, vanno tutte e due ributtate. Una che le nazioni sono, esistono da sempre e sono l'unica cosa che conta, purtroppo, di questi tempi. Questa visione ha, se pensiamo, non voglio fare citazioni, però se là, purtroppo ci sono situazioni in cui, come dire, sembra che ci siano delle persone che pensano che solo le nazioni esistono, solo le nazioni contano. E dall'altra parte ci sono visioni che sfasciano tutto, che disintegrano tutto in un, come dire, bayam discorsivo che non ha fondamento. Allora dobbiamo trovare, faticosamente, gli storici servono un po' a questo, servono a fare un passo alla volta e a provare a ricostruire volta per volta i fatti e i discorsi. E nel caso dell'Italia, come si è formata una nazione, non semplicemente da un'invenzione di un gruppo di intellettuali, che però hanno avuto grandissime importanti intellettuali, patrioti, cioè i Mazzini e gli Garibaldi, ma un processo che naturalmente ha radici molto più antiche di questo, e che però non era inevitabile, e che non era necessariamente destinato a essere quello che noi siamo. Noi siamo quello che siamo per quel processo, certamente, ma anche perché a un certo punto sono state delle scelte, e anche perché Mazzini e Garibaldi hanno fatto quello che hanno fatto, altrimenti non saremmo nella stessa maniera, saremmo diversi da noi. Non so se Antonio vuol dire. Io chiedo subito una cosa, però, sì. Allora veniamo a questo punto più in medias res. Nel caso dell'Italia, quali sono stati, è chiaro che vi chiedo molto, ma almeno i principali fatti e i principali discorsi che hanno condotto alla costituzione di questa identità nazionale, ecco. Ripeto, so che è arduo condensarlo in tempo breve, ma sono sicuro che ci riuscirete brillantemente. Questo che funziona. In primo luogo, un grande grazie anche da parte mia, mi unisco a tutto quello che ha appena detto il mio collega, ma soprattutto amico Franco Benigno, e se posso aggiungere qualche cosa, è il mio primo viaggio in Tunisia, quindi i ringraziamenti sono ancora più forti e significativi. Per tornare subito sulla questione che ci era stata proposta, preciserei soltanto
parto leggermente da prima, che Benedict Anderson scrive tra gli anni 80 e 90, ossia nel momento in cui sostanzialmente si riafferma in maniera per certi versi preoccupante il cosiddetto nazionalismo o i nazionalismi. Ragione per cui il suo intervento è un intervento che va collocato puntualmente in un momento di svolta della storia internazionale, che è quello del crollo dell'Unione Sovietica e dell'improvviso ritorno in essere di una serie di nazionalismi considerati pericolosi e aggressivi, che l'Unione Sovietica sembrava invece avere messo puntualmente di lato, se non addirittura eliminato. Ragione per cui la questione della teoria di Anderson va, a mio avviso, contestualizzata in un quadro di riferimento che è molto significativo. In secondo luogo, per venire a quello che ci è appena stato chiesto, sicuramente, come diceva giustamente Franco Benigno, le nazioni sono preesistenti alla lettura otto-novecentesca che ne è stata fatta. Sia sufficiente sottolineare che Anderson stesso aveva molta cura nel mettere in rilievo il ruolo della stampa in tutto ciò. La costruzione delle nazionalità, inutile nascondercelo, passa attraverso la nascita di una lingua scritta che diviene letteraria e che finisce per definire in maniera incontrovertibile talune nazionalità. E la prova a contrario ce l'abbiamo con la nascita di nazionalità molto tardive. Faccio soltanto un esempio: la nazione basca è una costruzione tardo-ottocentesca e si è voluta costruire una lingua basca grosso modo dal nulla. I baschi, per restare nell'ambito che ci è più gradito, costituivano per eccellenza il punto d'appoggio della dinastia degli Asburgo di Spagna. Non avevano assolutamente altra identità che non fosse quella, per tutta l'età moderna, di un pieno sostegno alla dinastia e alla corona. Nel caso italiano, quindi, abbiamo una vicenda che ci porta rapidamente ad essere il punto di riferimento per il rinnovamento culturale dell'Europa intera. Grazie anche alla caduta di Costantinopoli, l'Italia diviene il luogo di raccolta di numerosi studiosi che portano nella penisola il lascito della tradizione greca e sicuramente attraverso l'umanesimo e il Rinascimento la penisola italiana acquisisce una visibilità culturale nel contesto europeo che avrebbe tuttavia poi perduto. Nel corso del Settecento sono tantissimi i viaggi che l'Europa più progredita, potremmo dire, facendo attenzione alle parole che uso, vede molti viaggiatori scendere nella penisola italiana alla ricerca di un mondo considerato perduto e quindi, essendo perduto, per certi versi anche arretrato. Su questo poi, su questa dimensione mediterranea, magari avrò modo di tornare in un momento successivo. Ma sicuramente nel XVIII secolo l'Italia non è considerata più come invece era reputata un secolo e più prima. E quindi nel corso dell'Ottocento, quando si afferma la nazionalità, si deve costruire in qualche modo ex novo un motivo che tenga assieme tutti i popoli, sottolineo il plurale, della penisola. E lì abbiamo, e questo io credo che sia un tema particolarmente affascinante, permettetemi se insisto un minuto di più magari rispetto a quello che dovrei, abbiamo due esempi che tutto ci dicono di come il nazionalismo o la nazionalità, l'italiano è una lingua perfetta e quindi come dire da voi c'è nazionalità e nazionalismo che sono due cose completamente differenti, mentre invece in inglese nationalism finisce per tutto recuperare. Da noi si distingue in maniera molto puntuale una cosa è la nazionalità e un'altra cosa è il nazionalismo. E allora le origini della nazionalità o del nazionalismo possono essere individuate in due autori diversissimi tra loro che hanno idee contrapposte ma che rappresenteranno un punto di riferimento per tutte le generazioni successive. Il primo è Vincenzo Cuoco, che all'inizio dell'Ottocento, tra il 1804 e il 1806, scrive un romanzo illeggibile ormai, Platone in Italia, dove si inventa che tutti i popoli della penisola hanno una comune origine. Inventa
che Platone abbia fatto un viaggio nella penisola italiana e abbia appreso la filosofia in Italia e l'abbia poi portata in Grecia, dove avrebbe conosciuto gli sviluppi che ha conosciuto. E in questa maniera si inventa che esistesse un popolo italico dai tempi del diluvio universale in poi, insomma, che sarebbero gli Etruschi, che si sarebbe diramato per tutto il Mediterraneo, che avrebbe costituito delle colonie in tutto il Mediterraneo, che sarebbe andato in Grecia e avrebbe, tramite anche, come dire, l'esempio di Platone, civilizzato la Grecia. E questo perché? Perché non poteva certo negare che esistesse una Magna Grecia e che quindi, come dire, ci fossero stati dei coloni che dalla Grecia erano venuti in Italia. Inventandosi che ci fosse stato prima un popolo etrusco che aveva fatto il percorso contrario, poteva concludere che in fin dei conti i greci si erano soltanto riuniti all'antica madre patria. E quindi si costruisce che cosa? Una uniformità etnica dei popoli italiani, che non esiste, è una completa costruzione sulla base di quanto ci veniva richiesto, che trova puntuale conferma nel tentativo di tenere assieme quello che assieme non può stare. Negli stessi anni c'era un altro studioso che è un erudito, che non ha nulla della genialità di Vincenzo Cuoco, che si chiama Giuseppe Michali, che è un livornese appassionato di antichità, che dice esattamente il contrario. Dice cioè che i popoli della penisola italiana sono sempre stati tutti diversissimi l'uno rispetto all'altro, ma avevano in comune appunto una identità culturale. Poi Michali, a conferma del fatto che l'Italia è un paese curioso, lo è sempre stato, aveva una preferenza per gli Etruschi perché era toscano e quindi, come dire, risentiva della identità locale e quindi in qualche misura guardava con qualche sospetto proprio i popoli dell'Italia meridionale che gli sembravano troppo collegati all'elemento greco che invece Cuoco pensava di avere eliminato. Comunque insiste su questo elemento, sul fatto che siamo tutti diversi, però siamo tutti uguali in ragione di una comune sensibilità culturale. Ecco, queste due linee, che sono due linee, due vie alla nazionalità, attraversano tutto l'Ottocento e anche larga parte del Novecento italiano e a mio avviso possono essere un utile strumento di lettura sull'ampiezza e i limiti del processo di nazionalizzazione nella penisola italiana. Scusate se ho parlato troppo. No, era esattamente quello che volevamo sentirci dire. Però allora mi permetto un'ulteriore cosa. Quindi nel Settecento, insomma, l'Italia diventa per la cultura europea più avveduta una sorta di luogo dell'originario, per così dire, a motivo di questa arretratezza, ecco. Diventa una specie, mi si passi il termine, il paese del buon selvaggio, o quantomeno del contadino, dove si ravvisano ancora i tratti del greco, dell'etrusco. E quindi questo ci rimanda a un tema che è molto caro a tutti noi qua tunisi, cioè del ruolo che ha avuto il Mediterraneo nella formazione di questa identità. Cioè mi pare di capire che sia nell'una sia nell'altra versione il Mediterraneo in qualche maniera come luogo di scambio, come ponte tra le civiltà, come luogo dell'andata e del ritorno, abbia avuto un'importanza. Ecco, che ruolo può avere avuto nella realtà delle cose il Mediterraneo nella costituzione, ecco, della identità italiana? Cercherò, ma prima voglio dire una cosa. Quando prima Antonio diceva di questi viaggiatori che facevano i canturi, venivano in Italia, e avevano la puzza sotto il naso, diciamo pure, no? Andavano alla ricerca dei resti greci e romani, ma trattavano gli italiani, insomma, con una... Ecco, noi dobbiamo, questo avviene a partire dal 1750, insomma, a metà del Settecento. Proviamo a fare una cosa, facciamo un confronto, mettiamo un secolo prima. Cos'era l'Italia un secolo prima? Era il centro culturale d'Europa, ma non l'Italia soltanto. C'era un qualcosa che era, al di là, in certo senso, in parte mediterraneo, se vogliamo usare questo termine. Era un universo che io chiamerei idospero.
che era l'universo politicamente e militarmente dominante in Europa. Solo politicamente? Solo militarmente? No, anche culturalmente dominante in Europa. C'era una cultura condivisa italo-spagnola che era egemone, compreso in Francia, anche se la società francese non lo vuole riconoscere, perché poi è successo altro. Va bene? Però era così. E questo passaggio non è soltanto il passaggio di consegne, di un'egemonia, era sconfitta dalla Spagna militare, ma anche la sconfitta dell'Italia. Ecco quel punto, poi un secolo dopo che i viaggiatori vengono in Italia, un secolo prima era tutto diverso. L'Italia è questa, voglio dire, c'è già nel 600 la consapevolezza di cosa sono gli italiani e cosa sono i francesi, quando venivano in Francia questi italiani, no? Caterina de' Medici, Maria de' Medici, o Mazzarino, no? Loro sapevano benissimo che c'è stato contro Mazzarino anche un elemento nazionale, no? Italiano e francese, molto, molto preciso. Ma c'era allora però anche in Francia il senso, no? Di questa fortissima. Poi ovviamente Richelieu è riuscito, no? Nell'operazione con la pace dei Pirenei, è cominciato il declino 4 del 59, no? Del 600. Quando nel 1888 la flotta francese arriva davanti a Genova e comincia a bombardare la città, quello è il segno che è finito un mondo e ne comincia un altro. Questa fine non è soltanto una fine militare, politico-strategica, è anche una fine culturale. È cambiato il mondo. Quello che noi, con una parola molto così, chiamiamo barocco, che è stata una grande stagione culturale, italo-spagnola, diciamo, quindi un pezzo del Mediterraneo, è finito. E un'altra storia culturale, fantastica, francocentrica, ma poi ci saranno naturalmente l'Inghilterra, l'Olanda e quant'altro, inizia, no? E quando un secolo dopo, questa un secolo, assunto da 88 o meno, già 60 anni dopo, vengono questi viaggiatori, ormai il centro dell'Europa dall'altra parte e l'Italia viene considerata. E tuttavia la storia non è finita lì, perché poi, allora, rispetto alla domanda, Mediterraneo, allora dobbiamo intenderci, perché c'è un pezzo di Mediterraneo che è stato egemone, Mediterraneo italiano, genovese appunto, anche dal punto di vista economico, no? E spagnolo, che è stato egemone e che poi è stato sconfitto. Poi ci sono altri Mediterranei. Io utilizzo il Mediterraneo, questo termine un po' plurale, non vedo un unico Mediterraneo che noi ci possiamo giocare come una cosa. Ci sono naturalmente dei Mediterranei che hanno avuto bellissima importanza in certi momenti. Se posso giusto aggiungere una cosa, a mio avviso Mediterraneo al singolare lo utilizzano i detrattori, che tendono, come dire, a fare del Mediterraneo un'area inesorabilmente arretrata, e da questo punto di vista congiungono i due lati, cioè, no? Tanto l'identità italo-spagnola con quella invece dell'Africa settentrionale. Voglio fare soltanto un esempio all'inizio dell'Ottocento che è molto significativo. In Germania compare la traduzione della vita di Toussaint Louverture, un testo scritto in francese contro Toussaint Louverture, che è il fondatore dell'indipendenza sostanzialmente di Haiti, la prima rivolta di schiavi di colore che porta alla nascita di una repubblica nera. E nella prefazione si dice che, tutto sommato, Napoleone ha perso, siamo nel 1805, appena divenuto imperatore dei francesi, ha perso soltanto due volte. La prima volta San Giovanni d'Acri, contro delle truppe barbare di arabi che, come dire, non avevano voluto cogliere il messaggio civilizzatore che giungeva dai francesi. Durante la spedizione d'Egitto. Durante la spedizione d'Egitto. La seconda volta, proprio a Santo Domingo, in quella che sarebbe divenuta Haiti, da parte di uomini di colore, già schiavi, a loro volta emblema di una arretratezza culturale. Si aggiunga che di lì a breve, in questo asse tra Haiti e, come dire, il mondo nordafricano, si aggiunge anche l'Italia meridionale, perché la rivolta delle Calabrie contro le truppe francesi diviene la dimostrazione di come
quello di Francia sia un potere civilizzatore e quanti in qualche misura, soprattutto nel Mediterraneo, tengono botta, di cui a breve sarebbe capitato anche nella penisola iberica, sono le forze di una arretratezza plurisecolare. Quindi quando si parla di Mediterraneo, a mio avviso, come un elemento unico, c'è il rischio anche, come dire, di avvicinarci ad un'argomentazione polemica di segno esattamente opposto a come tradizionalmente ora in questi anni si cerca di presentare. Non so se sei d'accordo.